Ciao, benvenuto, ben ritrovato sul mio canale, ma soprattutto benvenuto su questo nuovo video, benvenuto su Si parla di cose, rubrica che non tratta un argomento particolare, ma svaria un pochettino, svaria un po', diciamo, si trattano vari argomenti di vario genere, argomenti leggeri, argomenti un pochettino più pesanti, cercando sempre e comunque di poter dare, diciamo, uno spunto di riflessione. Oggi, dopo averti ovviamente ricordato le ormai cose classiche e fondamentali, oserei dire, cioè iscriviti al canale, lascia un like, spunta la campanella, lascia un commento, sotto in descrizione ci sono gli altri social, condividi, insomma, le cose classiche ormai. Oggi voglio raccontarti un fatto realmente accaduto. Che ho trovato in giro per la grande rete, per internet, che personalmente mi ha lasciato un po' perplesso e mi ha fatto molto, molto riflettere. Di che cosa si tratta? Un giornalista italiano, non ricordo la testata per la quale questo giornalista lavori, si è trovato imbarcato su di un aereo per Barcellona, inviato nella città catalana dal suo giornale. Niente di strano, insomma, ci sta, il giornale ti manda in trasferta. Come ben saprai, ogni compagnia aerea ha le proprie regole per poter salire a bordo e per poter usufruire dei servizi, dei servigi della compagnia stessa. Bene, la compagnia dove si trovava, dove si è imbarcato questo giornalista, da più di un anno ha introdotto la regola che i passeggeri non possono riporre il proprio cappotto, il proprio giacchetto, insomma, chiamatelo un po' come meglio credete, come meglio credi, sulla cappelliera, portaoggetti, quelle robe là messe sopra i posti dove si sta, come il tutto dettato dalle norme anti-Covid, cioè niente di particolarmente scabroso, e tra l'altro è un anno e più che queste norme sono in vigore per poter volare con questa compagnia. Un passeggero qualsiasi che ignorava evidentemente tale regola comunque mette il proprio indumento nel portaoggetti, cappelliera, chiamalo come meglio preferisci, come sempre. La hostess, che si è accorta di questo, gli ha semplicemente ed educatamente ricordato la regola interna della compagnia, che prevede che non si possano mettere oggetti in quel luogo. Il passeggero in questione si è dapprima giustificato dicendo che di non conoscere la regola, visto che era un po' che non volava, insomma, solite cose. E sì, qui era già abbastanza chiaro ed udibile il suono delle unghiette attaccate allo specchio. Oltretutto, cazzarola, non usufruisci dei servizi di una tale compagnia X per oltre un anno. Boh, mi sembra il minimo informarsi se ci sono stati alcuni cambiamenti prima di imbarcarti. Insomma, il conoscere le regole della casa che ti ospita è abbastanza normale, mettendo poi invece in scena, dopo aver le unghiette, la più classica delle sceneggiate del tipo: lei non sa chi sono io, voglio parlare con il comandante, insomma, ha buttato su un gran casino fino ad arrivare alla parola magica e fatidica: voi state violando la mia libertà. Risultato di tutto questo ambaradan, oltre aver scoperto altri passeggeri che avevano piazzato in zona vietata indumenti, oggetti e quant'altro, caos, tensione, insomma, sceneggiate a bordo dell'aereo e soprattutto ritardo sulla partenza abbastanza sostanzioso. Tra l'altro, credo di aver capito che poi, fino che tutti gli oggetti vietati non sono stati rimossi, non si è partiti. Questo, e mi sembra pure giusto, insomma. Ovviamente, il passeggero
che ha scatenato tutto questo ambaradan era italiano. Poteva essere spagnolo, poteva essere francese, poteva essere svizzero, poteva essere... invece era italiano. È italiano perché è vivo, non è morto. Tra l'altro, da sottolineare, questo come postilla, che tutti i passeggeri che avevano messo roba dove non si poteva mettere erano italiani. Tutti. Degli altri, di altre nazionalità, nessuno. Italiani tutti. E questa cosa a me personalmente fa parecchio riflettere. Noi sembra che abbiamo una avversione particolare contro le regole, quasi, come dire, un piacere inconscio nel trasgredirle. Forse più forte di noi, non lo so. Il primo pensiero che ci attanaglia probabilmente, e mi ci metto in mezzo anch'io, intendiamoci, ogni qualvolta ci si trova di fronte ad una regola, è cercare non neanche di aggirarla, di raggirarla come si faceva una volta, ma proprio di non rispettarla. Si fa prima, una volta perlomeno si rispettava la regola, poi si cercava l'inganno, no? Si cercava di aggirarla in qualsiasi maniera. E noi italiani per questo siamo stati veramente dei maestri, e comunque il famoso detto "fatta la legge, trovato l'inganno", diciamo che ci è stato cucito addosso alla perfezione. Adesso no, si fa prima, non si rispetta, si evita un passaggio, probabilmente, non lo so. A me quello che fa più ridere è quando si tira fuori in ballo la famosa frase, e la metto tra virgolette, limita la mia libertà. E allora, se limita la mia libertà, non la rispetto. Sembra quasi, ragazzi, che ci sia una inadeguatezza a livello culturale. Siamo culturalmente rimasti indietro, è proprio una mancanza nostra, ma ben radicata, profonda, questa qua, altrimenti non si spiega, ed è un peccato questo, visto che noi, in quanto a cultura, l'abbiamo, il nostro popolo l'ha sparsa veramente in tutto il mondo, e noi adesso siamo rimasti un pochettino indietro. Indubbiamente mascherarsi dietro l'affermazione "limita la mia libertà" è abbastanza comodo e facile, molto facile, però bisognerebbe sempre ricordarsi che la propria libertà termina nel punto esatto dove comincia la libertà di qualcun altro, e questo tendiamo a dimenticarcelo un po' troppo spesso. Quindi ci vuole equilibrio e soprattutto ci vuole rispetto verso gli altri, ma anche rispetto verso se stessi. Ma questa roba, sta cosa qua, sta venendo, ahimè, purtroppo, sempre meno. Io sono cresciuto con certi valori, educazione, rispetto e via discorrendo, valori che ho cercato di trasmettere a mio figlio e anche alla sua generazione, insomma ai suoi amici, nei limiti di quello che mi è permesso. Però devo dire che al momento attuale mi sento un po' come se li avessi presi per il culo.